Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Oggi voglio fare un video, perché forse non è abbastanza chiaro, su che cosa sono le Russian Dip. Quindi molto spesso si pensa che le Russian Dip siano queste, mentre invece in realtà sono queste. Quindi l'idea è, all'interno di questo video cerchiamo di capire quelle che sono le differenze fondamentali che ci permettono di distinguere una variante dall'altra per evitare di fare confusione. Ma non fare confusione semplicemente a livello terminologico, ma semplicemente perché se poi voi mi fate una domanda sul mio gruppo di Facebook e mi chiedete qualcosa tipo vanno bene queste Russian Dip, però quelle che mi fate vedere non sono delle Russian Dip, o meglio, quelle che voi intendete come Russian Dip non sono le Russian Dip come le intendo io. Questo è un pochino il succo del discorso. Quindi in questo video vediamo principalmente che cosa identifica chiaramente la Russian Dip rispetto a quella che normalmente viene considerata erroneamente una Russian Dip. Se noi vediamo nuovamente queste esecuzioni, cioè da una parte questa e da una parte quest'altra, vediamo che c'è una grossa differenza, ossia l'appoggio sulla sbarra. Le Russian Dip hanno una traduzione, hanno un nominativo anche nel contesto italiano, ossia sono le dip in appoggio brachiale. L'appoggio brachiale vuol dire appoggiare direttamente questa parte che c'è qua sotto. Questo significa sostanzialmente che se voi appoggiate l'avambraccio, come succede in questa esecuzione, voi non state facendo una dip in appoggio brachiale, state facendo un'altra cosa, ok? Quindi il dettaglio che distingue la differenza tra una TED dip, che è un lavoro dove si va ad appoggiare l'avambraccio, ad una Russian Dip è esattamente il fatto di dove si appoggia la parallela nel punto più basso del movimento. Questo errore terminologico probabilmente salta fuori dal fatto che chi ha visto per la prima volta questo movimento e l'ha visto fatto male probabilmente l'ha interpretato come una Russian Dip che si esegue appoggiando l'avambraccio. Però è importante fare questa precisazione, perché se poi passa il concetto sbagliato che la Russian Dip è quella dove voi appoggiate l'avambraccio, e io ve le consiglio per imparare il muscle up, voi appoggiando l'avambraccio il muscle up non imparerete mai, ok? Quindi l'idea qual è anche in questo caso? Imparare almeno un dettaglio che ci permette di distinguere in modo sufficientemente univoco quello che è una cosa di interesse da quello che non è assolutamente una cosa che ci interessa, per evitare tanti inutili equivoci proprio a livello terminologico che poi magari sfociano in discussioni che non riescono a vedere un chiarimento tra due parti che cercano di comprendersi, ok? Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.